Buonasera, buonasera, benvenuti alla consueta appuntamento con il Terzo Tempo Live, le 17:02 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Dunque, primo successo stagionale per il Pescara, una grande prestazione davvero eccellente nel primo tempo, poi qualche brivido nella ripresa, finisce 3-1 per i biancazzurri, l'ombre del partito, potremmo dire così, proprio il colombiano Damir Seter, classe 97 in prestito dal Cagliari, due gol di ottima fattura, il tris di Vokic, altro giocatore di grande qualità, tutto questo nel primo tempo, poi nella ripresa qualcosa è cambiato, c'è stata la rete del 3-1 di Cissé, è stato un gran gol di testa su cross di Donnarumma, poi Iori ha fallito il calcio di rigore in un momento topico della partita, eravamo al minuto 65, dunque al 20° della ripresa, con il Pescara che era rientrato con qualche difficoltà nella ripresa, diciamo così, nel secondo tempo il Cittadella sicuramente ha aumentato di più la pressione, sotto di 3 gol, era un momento non facile per i biancazzurri, Iori ha sbagliato il calcio di rigore, poi è corso ai ripari il tecnico della Pescara Massimo Oddo, fuori Valdifiori, fuori Maestro e Fernandez, dentro Valdifiori e Crecco, 3-5-1-1 con Galano che era già subentrato all'esausto Vokic un minuto prima del gol del Cittadella firmato da Cissé, 3-5-1-1, poi il Pescara non ha rischiato più nulla, ma questa è una vittoria davvero di inestimabile valore che arriva in un momento che era già stato indicato come delicato, diciamo, che era stato già definito molto delicato in questo avvio di stagione. Buonasera a Fabio Ferraresi. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Beh, oggi dobbiamo fare i complimenti alla Pescara, al suo allenatore, il primo tempo è stata una prestazione di grande qualità e organizzazione, no? Sì, mi viene da dire finalmente, perché erano già passate un po' di domeniche che commentavamo non in modo molto positivo le prestazioni del Pescara, e oggi dobbiamo dire con molta sincerità che il primo tempo ha fatto bene, è stata bene in campo, una squadra che ha concesso poco, organizzata, che ha corso bene, ha creato anche delle situazioni importanti, e bisogna vedere dove cominciano i meriti della squadra abruzzese e magari dove sono i limiti di quella del Cittadella oggi, perché la difesa sinceramente nei primi due gol è stata, se vogliamo usare un termine un po' cattivo, imbarazzante, perché su due palle libere, una addirittura da 80 metri dalla loro porta e una circa da 60 metri, comunque tutte e due dalla metà campo del Pescara, due lanci che mandano in porta un attaccante. Diciamo che ogni tanto succede anche agli altri. Sì, meno male, meno male. Poi è stato molto bravo, come hai detto tu, è definito l'ombra del partito Seter, perché i gol se li ha creati lui, entrambi, con due grandi progressioni. E comunque bene, dai, bene, sono contento che comunque il Pescara oggi abbia rimesso un po' le cose a posto in classifica e magari da qua può iniziare un nuovo campionato anche per il mister. Assolutamente, 3 gol, tanti quanti li aveva realizzati la Pescara nelle precedenti 6 giornate, il Pescara che riesce finalmente a sfatare il tabù Cittadella, non batteva la squadra veneta in generale in trasferta dal novembre 2013, 1-0 con un gol di Antonino Ragusa, in casa addirittura da 9 anni, ottobre 2011 in panchina c'era Zeman, al termine di una partita complicatissima segnò Marco Sansovini, in realtà in avvio di ripresa, ma il Cittadella soprattutto con Ma riuscì a sprecare una miriade di occasioni incredibili con grandi salvataggi, Balzano protagonista, lo stesso Anania, ma tutto è bene quel che finisce bene. Andiamo da Enrico Giancarli, perché il primo tempo è stato di ottima fattura. Enrico, abbiamo così raccontato la partita nei momenti salienti, non lo vedo ancora Enrico, c'è? Enrico Giancarli, eccolo qui, inviato all'esterno dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchi, abbiamo raccontato le fasi salienti di questa partita, beh insomma c'è grande soddisfazione soprattutto per quello che ha dimostrato la squadra nel primo tempo, e mi riferisco a quella compattezza tattica che era stata latitante, diciamo, in questo primo scorcio di campionato. Enrico. Sì Massimo, un saluto a te, un saluto a Fabio Ferraresi, un saluto a tutti gli amici all'ascolto, l'analisi di Tonino Monaco, che saluto, che ringrazio. Tonino, facevamo a microfoni spenti una considerazione, quel rigore di Galano a Reggio Calabria e questo rigore di oggi di Iori.
Buonasera innanzitutto a Massimo e ai telespettatori. Sì, il calcio è fatto di episodi, no? Galano che sbaglia il rigore a Reggio Calabria e il Pescara che perde. Oggi il Cittadella si è trovato dopo un minuto la palla gol con Sisse e bravissimo Fiorillo. È cambiata l'inerzia del match con un Pescara veramente messo bene in campo, ha rischiato pochissimo, con un grande setter in evidenza che di fatto ha messo in condizione il Pescara con questa doppietta di guardare con rinnovato ottimismo al futuro, perché una vittoria dopo un punto in classifica, dopo sei partite giocate assolutamente non bene, con tutti questi gol presi, come ha ricordato Massimo da studio, e con tre gol fatti in un solo primo tempo, tanti quanti ne aveva fatti in sei partite, insomma è un volano importante per stare un attimino un po' più tranquilli in vista della sosta. Ti chiedo sul centrocampo, Tonino, perché a me è sembrato che Fernandes busellato è acerbo, però si è equilibrato il centrocampo. E il centrocampo si è equilibrato, però purtroppo ancora troppi errori in fase di possesso palla. Spesso e volentieri si deve ripartire e si perde palla banalmente. Non lo so, Massimo ci dirà, vorrei vedere anche bene cosa è accaduto in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore, perché attenzione Massimo, tu queste cose le sai, hai anche giocato a calcio, Enrico adesso non lo so se accetterà o meno questa considerazione, però battuta a parte, il rigore Massimo avrebbe comunque potuto riaprire in qualche modo la partita a 12 dal termine, giusto? Beh, quello è stato quindi, un momento... E quindi sì. Ci teniamo... No, hai ragione. Ci teniamo è stato... questi tre punti importantissimi, però attenzione, perché un altro errore come era accaduto a Lecce, questa volta sarebbe stato imperdonabile, non so se sei d'accordo. Assolutamente, qui chi ha giocato davvero a calcio è Fabio Ferraresi. Fabio, insomma, ragione Tonino, ma lo dicevamo poc'anzi proprio quando abbiamo raccontato la partita da studio, pronti via. Beh, quello è stato un momento delicato, decisivo della partita, perché sul 3-2 con altri 25 minuti da giocare sarebbe stata magari dura per i biancazzurri. Ma sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Tonino. Chiaramente il Pescara in un momento storico particolare anche a livello psicologico, quindi si era già visto già dopo il 3-1 che qualcosina nella testa era cambiato. Figuriamoci se avesse subito il 3-2 su calcio di rigore, ma diciamo dubbio, che però è stato un po' ingenuo, con 25 minuti da giocare, quindi sicuramente c'era il rischio di non portare a casa una vittoria che fino a quel momento era strameritata, quindi bisogna stare attenti a concedere questi episodi, questi errori, perché poi se non sei in un momento psicologico anche importante, che sei in fiducia, che sei convinto dei tuoi mezzi, rischi poi di compromettere una partita fino a lì dominata e con pochissimi pericoli subiti. Ecco, volevo condividere una cosa proprio con Tonino Monaco, anche con lo stesso Enrico, lo dicevo proprio in apertura di trasmissione, perché noi lo abbiamo sempre sottolineato e rimarcato, Tonino, insomma, fare la differenza nel calcio, che non è una scienza esatta per carità, è sempre la, secondo me, secondo il mio modestissimo punto di vista, la distanza tra i reparti, cioè se tu riesci a difenderti bene poi attacchi meglio. Oggi il Pescara per la prima volta dall'inizio del campionato è riuscito a centrare questo obiettivo, mi riferisco soprattutto al primo tempo. Sì Massimo, hai ragione tu, ha ragione naturalmente Ferraresi, che è stato un grandissimo giocatore. Il Pescara dopo i 5 minuti iniziali in cui ha sofferto per oltre mezz'ora è stato corto, ha giocato in 30-35 metri con un equilibrio maggiore sia in fase di possesso che in fase di non possesso palla, e questo ha messo in condizione Setere poi tra l'altro di mettere in mostra la fisicità, no? Perché questo giocatore ha spallate di fatto, è arrivato in porta al primo gol e così come al secondo, quindi squadra corta, squadra compatta con maggiore esplosività fisica, ha messo in condizione la formazione biancazzurra di fatto di mettere in cassaforte il punteggio. Vi posso fare una domanda sia a te Massimo che a Fabio che a Tonino Monaco, una considerazione che mi veniva in mente, perché il Pescara oggi ha fatto un'ottima partita. Sono entrati nel secondo tempo, secondo me, anche con il giusto atteggiamento, sia Valdifiori, sia Galano, sia Asensio. Quando poi tornerà anche Memushai? Insomma, come si fa a tenere fuori certi giocatori che comunque stanno facendo bene per permettere a quelli, ai senatori su cui è stata costruita la squadra, di poter gradualmente riprendere il loro posto? Cominci tu, Tonino. Te lo dico io, se lo dici a Ferraresi, Ferraresi sai cosa ti risponde? Più ce ne ho e meglio è, ho solo l'imbarazzo della scelta e mettere in campo chi è più in forma. Che dite voi? No, effettivamente, no, rispondi tu Fabio, poi magari dico la mia. Beh, la gestione di giocatori esperti sicuramente è una gestione complicata. Bisogna capire quando il giocatore
è in condizione sia psicologica che fisica, perché poi le qualità tecniche di questi giocatori non si possono mettere in discussione, e fin dove hanno voglia di seguire indicazioni tattiche e la proposta tattica dell'allenatore. Secondo me in questo primo scorcio di campionato sono state delle esclusioni, perché da quello che ho capito, da quello che ho visto, da quello che ha detto il mister, questi giocatori in alcune fasi della partita non avevano voglia, erano un po' pigri nel fare ciò che gli chiedeva lui. È chiaro che poi, avendo dei giocatori di qualità, bisogna cercare un giusto compromesso. Io sono convinto che alla lunga i giocatori esperti in un campionato di Serie B facciano la differenza e siano fondamentali. La gestione del gruppo chiaramente spetta al mister, e mi sono espresso più volte in questo primo scorcio di campionato, non è che mi sia piaciuta tanto, però oggi bisogna fargli i complimenti, perché i ragazzi che ha messo dentro hanno dimostrato ancora una volta che hanno qualità, Vokic, Fernandez. Sono d'accordo. Quindi adesso dovrà essere bravo lui a gestire bene queste due risorse. Perché, e a toccare le corde giuste, esatto, al gruppo. Tra l'altro la domanda di Enrico era pertinente, la considerazione è pertinente, perché oggi effettivamente i big erano ai margini, a parte Memusci che si è infortunato ieri nel corso della seduta di rifinitura, ma sono partiti dalla panchina sia Valdifiori che Galano, che poi però hanno risposto presente. Quindi questa, diciamo che è una cosa importante da sottolineare, come diceva lo stesso Enrico, come diceva lo stesso Antonio Monaco. Però ecco, mi va di fare anche un'altra considerazione alla luce di quello che abbiamo visto oggi, Tonino e Enrico e lo stesso Fabio. Insomma, come dicevamo anche noi qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa, l'organico non era poi così tanto inadeguato come diceva la classifica, no? Assolutamente, Massimo, giro la tua domanda a Tonino, che tra l'altro ha l'auricolare, e poi a Tonino Monaco gli volevo chiedere anche un po' su questo Toto cessione societaria, che cosa ne pensa? Allora, da un punto di vista tecnico, Massimo, hai ragione, il Pescara sicuramente non è una squadra da buttare, e che forse andavano trovati degli equilibri che adesso man mano Oddo sta cercando di avere, di ottenere. È un giusto mix tra i giovani e anche i giocatori più esperti, come per esempio Galano, che ha accettato la panchina, è entrato e dopo subito il rigore sbagliato da Iori poteva avere l'opportunità per il quarto gol, no? Il 4-1 salvato con i piedi da Maniero. Dunque un giusto mix, un giusto equilibrio, perché questa squadra insomma non è certamente da vincere il campionato, ma nemmeno da essere in classifica all'ultimo posto con un punto. Quindi probabilmente con una maggiore accortezza, con maggiore equilibrio, con maggiore serenità, sicuramente il Pescara qualche cosina in più potrà fare. Sulla società? Beh, ragazzi, qui bisogna aprire un discorso molto molto importante e delicato, anche perché nelle ultime ore circola un video pubblicato sui social da parte di questo avvocato milanese che si autodichiara quasi presidente. E io personalmente, è una mia valutazione, guarda chi c'è, Tonino, lo possiamo chiedere direttamente al presidente. Io non penso che ci si possa presentare a una città sui social, però è un mio parere strettamente personale, quindi poi capiremo nei prossimi giorni cosa accadrà, insomma. Grazie come sempre a Tonino Monaco. Qui chiedo di dire l'auricolare al presidente Daniele Sebastiani, che è qui collegato con noi. Il presidente, eccoci qua. Allora, presidente, volevamo iniziare con la bella partita, la bella vittoria, chiaramente l'approfondiremo, però Tonino Monaco ha detto: sono rimasto un po' sorpreso di come un presunto acquirente si presenti in quel modo con un video. Che succede? Buonasera presidente. Buonasera a voi. Succede che mi viene da sorridere a me, perché io ho sempre detto e non ho mai nascosto che ho delle trattative in corso, una di queste è con questo gruppo. Non c'è nulla di loro, tutti sanno quali sono le condizioni, tutti quelli con cui sto trattando sono quali sono le condizioni, sono molto chiare, per cui nel momento quali sono, ce le può dire, le vogliamo dire a tutti, hanno pure fatti miei quali sono. Vabbè, quindi voglio dire, non è un problema, però voglio dire, quando qualcuno di questi si presenterà con le condizioni richieste, io come ho sempre detto non è che mi rimangio le parole, perché credo che sia arrivato anche il momento che Sebastiani si faccia da parte, però devono venire persone per bene, come lo sono anche questi di questo gruppo, e con le dovute garanzie. Allora il Pescara potrà passare di mano, fino a quel momento ci sarà Sebastiani col suo gruppo, ci saranno i direttori, ci sarà l'allenatore, ci saranno i giocatori. Perfetto, allora facciamo così, Enrico. Ecco, andiamo ad ascoltare Oddo. Si può fare sempre di più. È stata una partita, secondo me, vinta
mettendo l'agonismo che ci vuole in Serie B. Cittadella è una di quelle squadre che incarna questo spirito e ai ragazzi avevo detto che prima di tutto serviva mettersi al loro livello sotto questo punto di vista. E i ragazzi lo hanno fatto, sono molto contento per loro perché è stato un momento difficile, tuttora viviamo un momento difficile perché è cambiato poco, abbiamo fatto un risultato, ma noi ci abbiamo sempre creduto tra tutte le difficoltà e finalmente possiamo gioire per una vittoria, però dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra perché il momento è sempre comunque complicato e difficile, ma come ho sempre detto con il lavoro se ne esce. Oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro, e a partire dallo spirito, dall'agonismo e poi si è vista anche qualche discreta giocata, non credo che abbiamo fatto nulla di eccezionale, ma il Cittadella è una di quelle squadre con cui devi giocare anche un po' sporco perché sennò diventa durissima. Ecco, oggi mister, buonasera. Luigi Di Marzio, una cosa le volevo chiedere, ma cosa è cambiato rispetto a prima? Cioè, io comunque ho visto oggi un Pescara molto più accorto e anche molto più intelligente tatticamente rispetto a prima. Cosa è cambiato? È lei che ha toccato le corde giuste, i giocatori si sono fatti un esame di coscienza, la società che è intervenuta, qualche giocatore che ha capito che forse non stava rendendo per quello insomma che poteva fare, che lei che spiegazione dà, che lettura dà? Cioè, comunque oggi ho visto un Pescara completamente diverso rispetto a prima. No, ma è un po' di tutto. Quando ci sono i momenti negativi serve tutto, serve l'intervento della società, serve farsi un esame di coscienza a partire dall'allenatore, lo staff poi arrivando per i giocatori. Quindi io ho un gruppo di bravissimi ragazzi che mettono tanto impegno. Io l'ho sempre detto, viviamo ancora un po' di scorie dell'anno scorso e serviva un qualcosa per toglierci per toglierci un po' di polvere di dosso, quindi purtroppo serviva questo e ce l'abbiamo fatta oggi, siamo contenti, ripeto, sono molto contento per i ragazzi perché in allenamento mi hanno sempre dato tutto, mi hanno sempre seguito, hanno sempre cercato di mettere in pratica quello che lo staff cercava di chiedere e a volte ci sono riusciti, a volte no, e oggi lo hanno fatto molto bene, come lo hanno fatto anche in altre partite dove magari meritavamo qualcosina in più e non ci siamo riusciti. Ecco Massimo, ti volevo fare una domanda. Ti volevo fare una domanda, siamo in diretta, insomma a me è piaciuto molto oggi, ma noi ne parlavamo anche nelle precedenti conferenze stampa, anche ieri nel corso della vigilia di questa partita, l'ordine tattico, soprattutto nel primo tempo, era questo l'obiettivo, ci stai gradualmente riuscendo, è un po' questo il segreto se vogliamo per ripartire? Sì, ma quello credo che sia la base, quello che ci è mancato fino a questo momento è un po' quello, ma non perché non ci avessimo mai lavorato. Uno, perché oggettivamente abbiamo cambiato tante formazioni e tanti moduli in campo per necessità. Io non sono uno che ama cambiare tanto. Se lo faccio è perché vedo che magari cerco di trovare soluzioni, cerco di trovare le posizioni giuste ai calciatori. Quindi ci abbiamo sempre lavorato. Poi tante volte succede che magari devi lavorare di più, ci vuole un po' di tempo e questa settimana abbiamo lavorato tanto su questo sistema di gioco e lo abbiamo fatto oggettivamente bene, possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, nel secondo tempo ci siamo schiacciati un po' troppo, probabilmente perché siamo calati e i centrocampisti non riuscivano più a dare pressione e poi nel momento in cui abbiamo cambiato qualcosina ci siamo messi 5-3-1-1, abbiamo dato un po' più pressione centralmente, lì secondo me la partita è un po' finita. Senti, Vokic era considerato un riempitivo, beh, se vogliamo è paradossale dopo quello che stiamo vedendo. No, non è che era considerato un riempitivo, è che purtroppo Vokic fino a questo momento ha fatto 4 partite in Italia, oggi era la quinta, anzi la sesta perché ha giocato a Lecce, l'anno scorso ha fatto 4 presenze. Quindi è normale che quando tu prendi un giocatore così
lo conosci anche per vie traverse, per quello che ti dicono, perché non hai avuto modo di vederlo sul terreno di gioco, perché poi la partita è una cosa, gli allenamenti sono un'altra. Lo stiamo conoscendo adesso, lui ha grandi mezzi, ha grandi qualità, e come ha i suoi limiti, i suoi difetti, come ognuno di noi, però sicuramente è un giocatore che ha tantissima qualità e la può mettere a disposizione del gruppo, questo sì. Mister, cosa ha pensato nel momento di quello sbandamento tra il gol di Cissé e il calcio di rigore? Anche perché, soprattutto in occasione del calcio di rigore, è stata proprio una piccola sciocchezza individuale che poteva compromettere un risultato che il Pescara stava meritando. Ho perso un paio di anni di vita, quello sì. No, perché no, mi dispiaceva sul momento, perché avevamo fatto una partita praticamente perfetta, non perché stessimo giocando una partita mostruosa, non sotto questo punto di vista, ma perché per lo spirito, per l'attenzione che la squadra ha messo in campo, per il concedere pochissimo agli avversari, per concedere tutte quelle giocate che Cittadella fa e le fa benissimo, le seconde palle, avevamo vinto tante seconde palle, quindi non è una casualità vincerle con il Cittadella, c'è stato un lavoro dietro, e quindi i ragazzi hanno avuto questo grande merito. Poi le partite possono cambiare da un momento all'altro, fortunatamente loro hanno sbagliato il rigore e purtroppo nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente, perché purtroppo questa è una squadra che, se andiamo ad analizzare magari gli 11 che sono scesi in campo oggi, i minutaggi di allenamento che hanno fatto sono assolutamente diversi l'uno dall'altro, ed è difficile che in questo momento siano tutti allo stesso livello. Quindi c'è chi sta bene e riesce a correre 90 minuti e chi ha bisogno ancora di tempo, ha bisogno di partite, ha bisogno di allenamenti. Però c'è chi sopperisce a questo con un grande spirito. Io non amo fare complimenti individuali, però una grande nota di merito credo di poterla spendere per Antonio Balzano, perché lui stesso è il primo a dire che non sta bene fisicamente, ed è la verità, perché purtroppo ha avuto una grande lesione l'anno scorso in partite di ritardo e quant'altro, però si è messa a disposizione, ha fatto un ruolo che non è il suo, ma è attraverso questi grandi esempi che poi nasce un grande gruppo. Seter spalle alla porta, si impegna, ma fronte alla porta sembra devastante, e bisogna cercare di innescarlo maggiormente appunto fronte alla porta. Sì, un attaccante deve saper far tutto, perché purtroppo quando giochi con una punta sola tante volte è l'unico riferimento in avanti, e quindi deve saper giocare spalle alla porta. È ovvio che ognuno ha le sue caratteristiche, lui se ha campo alle spalle è un giocatore che può rivelarsi devastante come lo è stato oggi, però è anche un giocatore che sa difendere palla, che sa far salire la squadra, quindi davanti abbiamo due giocatori secondo me fortissimi, uno più forte dell'altro, e anche Sensio l'ha dimostrato, purtroppo li abbiamo avuti col contagocce fino a questo momento. Speriamo che questa sosta ci possa portare ad averli a un livello atletico migliore, perché poi sono giocatori che quando ce li ha in campo lì. Senti, hai allontanato i fantasmi? Ma Massimo, io non ho mai avuto fantasmi, io conosco la realtà del calcio. Se perdi, se vinci sei un eroe, se perdi sei un coglione, cioè, questa è la legge del calcio, quindi cioè nulla di nuovo, insomma, tu intendi dire questo? Nulla di nuovo, quindi è normale, succede in tutte le parti del mondo, il calcio è fatto di queste cose. Ovviamente l'allenatore deve dimostrare in campo e deve ottenere risultati, e quindi quando le cose non vanno bene l'allenatore è messo in discussione, ed è giusto che sia così. Ti faccio un'ultimissima. Allora, avete preparato tatticamente molto bene la partita. Io ieri ti parlavo di D'Urso, che secondo me è un elemento chiave nel Cittadella. Lo avete limitato benissimo, non l'ha presa mai. Sì, perché siamo stati molto stretti con le linee, nessuno andava a uomo, come ci siamo detti ieri, su D'Urso, ma quando tu hai le linee di passaggio, le linee tra difesa e centrocampo molto strette, o non passa la palla, ma se passa è la seconda linea subito pronta ad aggredire.
oggi dietro sono stati veramente bravi, come sono stati bravi tutti quanti, e diciamo che non abbiamo spinto la squadra, la nostra squadra, ad andare in un pressing feroce offensivo, perché purtroppo il Cittadella è una squadra che aspetta e vuole solo questo, e vai a prendere avanti, te la mettono dietro e devi fare grandi corse indietro, dove loro sulle seconde palle sono fenomenali, e quindi limitare le giocate di Duz e comunque in generale le loro giocate sono state determinate dall'essere un po' più attenti a non andare troppo in avanti, ma aspettarli un attimo. Massimo, l'ultima cosa volevo dirti, ciao e complimenti. L'espressione di gioco del Pescara di oggi è quella di una squadra che ha fatto l'agonismo, forse la sua arma migliore. Probabilmente tu hai... Bene, abbiamo dunque ascoltato Oddo che insomma ha dato ragione a quanto sostenevamo, abbiamo sostenuto nelle ultime settimane, ma lui è allenatore quindi lo sa meglio del sottoscritto, bisognava essere più coperti, più organizzati in fase di non possesso e il risultato della prestazione di oggi ha dato ragione all'allenatore. Complimenti ancora a Massimo Oddo per questa vittoria, soprattutto per quello che la squadra ha dimostrato nel primo tempo. Andiamo, recuperiamo l'intervista fatta poco fa all'esterno. Ah no, ecco, c'è ancora in diretta? Siamo in diretta. Ah, siamo benissimo, diretta. perfetto. Vai Enrico. Abbiamo interrotto il presidente Sebastiani per chiudere il discorso sulla società, qual era la chiosa finale, e poi parliamo della partita. Ma non c'è una chiosa finale, io mi diverto in questi giorni perché tutti quanti parlate questo, quell'altro. Io, chi sta trattando con me, chi sta parlando con me sa quali sono le condizioni. La prima condizione è la serietà, cioè qui deve arrivare gente che è più seria di me, punto. Dopodiché ci sono delle condizioni economiche e di garanzie, quando arriverà qualcuno che sarà in grado di portare tutto questo sarà il benvenuto a Pescara. Diversamente il Pescara non ha nessun problema, c'ha un presidente, c'ha dei direttori, c'ha un allenatore, c'ha una squadra competitiva, quindi dobbiamo pensare al calcio giocato. Quindi non c'è nessuna cessione imminente? Allora, un'altra volta, te l'ho appena detto, se domani mattina arriva qualcuno con le garanzie che io ho chiesto, può darsi che anche domani mattina cediamo il Pescara, se non è così può darsi che non arriverà manco fra sei mesi, fra un anno. Enrico... La partita, presidente, la partita... No, ti volevo solo dire, no, lo capisco il presidente Sebastiani che sinceramente, siccome gli ho fatto ieri 300 telefonate, 301 messaggi gli ho mandato e mi ha risposto le stesse cose che sta dicendo oggi in diretta, quindi posso capirlo. Insomma, ci vogliono le condizioni, bisogna rispettare certe condizioni, questa è un po' la sintesi, affinché si concretizzi questo passaggio. Vai Enrico. Sì, ma questo non significa che queste persone con le quali stiamo parlando non le rispettino, quindi certo. In questo momento io non ho nulla di quello che ho detto, per cui non c'è nessuna cosa, ecco, perché vado avanti tranquillamente senza nessun problema. La partita, aveva detto presidente a Lecce, non mi accontento di 10, 15, 20 minuti giocati bene, voglio una prestazione di 90 minuti, diciamo che oggi c'è stata, benvenuti 3 punti. Ma credo che oggi abbiamo giocato come bisogna giocare in questo campionato. Bisogna essere una squadra umile, compatta, una squadra che lotta su tutti i palloni. Poi se c'è qualcuno che rientra ancora meglio, come è successo oggi con Seter, come è successo oggi anche con Asensio, se anche ha giocato pochi minuti. Per cui credo che questa squadra possa giocarsi il campionato senza problemi, sicuramente non è una squadra che deve meritare l'ultimo posto in classifica, quello sì, però io dico che alle volte servono anche questi momenti un po' bui, un po' difficoltosi per compattarsi e per cercare di uscire fuori da una situazione che non ci apparteneva. Vokic e Fernandez, che belle sorprese, presidente. Vabbè, saranno belle sorprese per voi. Io dico che chi lavora nel calcio, in questo caso i miei direttori, se prendono dei giocatori sicuramente non fanno delle marchette, prendono i giocatori perché possono essere utili alla causa. Vokic e Fernandez, è chiaro che magari nessuno di voi li conosceva, però chi li ha presi probabilmente li conosceva un po' di più. Sono due ragazzi giovani e non è che adesso bisogna buttare la croce addosso a Vokic e Fernandez. Però credo che in queste due partite hanno fatto vedere che ci possono stare benissimo. L'ultima da parte mia, poi il microfono a Massimo e Fabio in studio. Aveva detto dopo Lecce che era una settimana importante questa per Massimo Oddo, facendo capire l'importanza di questo risultato per la panchina del tecnico. A questo punto i dubbi non ci sono più, Oddo saldamente in panchina? No, ma io ho detto che era una settimana importante, una settimana di lavoro che avrebbero dovuto
fare di lavoro fatto bene, far entrare nella testa dei giocatori certi concetti che probabilmente ancora non entravano. A vedere la partita di oggi, credo ci siano riusciti alla perfezione, però una rondine non fa primavera, quindi dobbiamo tenere duro. Non è che oggi abbiamo fatto chissà che cosa, abbiamo vinto una partita contro sicuramente la nostra bestia nera, che però torna a dire io sfido chiunque, non me ne voglia il Cittadella, non voglio sminuire il valore di nessuno. Però credo che se uno legge le due distinte tra Pescara e Cittadella, io credo che nessuno possa in qualche modo dire che il Pescara non è all'altezza del Cittadella. Studio. Ma ha detto tutto il presidente Sebastiani, quindi insomma che possiamo dire, Fabio? Intanto i complimenti perché... Distinti saluti. No, Vokic non lo conoscevamo e devo dire, siccome era stato considerato magari a torto da qualcuno un riempitivo, vedendolo giocare anche per 20 minuti a Lecce oggi, insomma tanta roba questo giocatore. Vokic è un buon giocatore, ha dimostrato che ha tante qualità e io l'ho detto sempre qua ai tuoi studi che secondo me la squadra è una squadra con qualità che non meritava quel posto in classifica, quindi confermo quello che ha detto il presidente, ma io l'ho sempre detto. Perfetto, grazie presidente. Grazie a voi, ciao Fabio. Ciao Presidente. Perfetto, io riprendo l'auricolare dal Presidente Daniele Sebastiani. Ecco, rimani lì Enrico, perché c'è Vokic, credo, che sta parlando. Sì, dovrebbe essere proprio lui. Che sì. Sono stati tanti giocatori alti in barriera, quindi era difficile metterla su. Lo metto sul posto di portiere, ho fatto bene, ho fatto gol, quindi... finita benissimo, come ho detto. Senti, ti stai guadagnando un posto da titolare, te lo stai piano piano guadagnando, è questo il vero Vokic o dobbiamo vedere ancora di più? Non ho sentito, scusa, devi ripetere. Dicevo, scusami, è questo il vero Vokic o puoi dare ancora di più? No, ti dico subito che questo è solo l'inizio, perché non sto bene ancora fisicamente, avevo un infortunio, ero fuori da 6 mesi, quindi sono ancora, mi manca tanto, per questo ti ho detto prima che questa vittoria è arrivata in un momento giustissimo, perché ora arriva la sosta e devo lavorare tanto, perché mi devo migliorare fisicamente, ma già ora mi sento bene, perché sono contentissimo di avere opportunità di dimostrare il mio valore, ho ancora tante cose di dimostrare in futuro. Va bene. Dejan, posso chiedere una cosa? Ma tu sei... grazie. Sì, volevo fare una domanda. Massimo, scusami, una cosa sola. Dejan, Walter, tu... devi alzare il volume, Walter. Pardon. Mi senti adesso? Ti senti? Sì. Scusami, ma tu ti senti più uomo, diciamo, trequartista tradizionale o uomo che, diciamo, seconda punta che parte largo? Come caratteristiche, come ti descrivi? Non lo so, io mi sento benissimo quando gioco, quindi dove mi mette mister io faccio il mio migliore, quindi mi sento benissimo al trequartista e poi se mi mette mister in un altro ruolo faccio pure lì mio migliore. Faccio una domanda a Vokic velocemente, visto che deve andare via. Intanto complimenti, che non sono di Pragmatica, per il gol realizzato. Ti faccio fare, provo a farti fare una, a farti sorridere. Ma Vokic o Ilicic? Diciamo Vokic, Ilicic c'è solo uno. È vero, è idolo, ma Ilicic c'è solo uno. Io sono Vokic e faccio tutto per dimostrare che sono più forte di lui. Complimenti. Ciao, grazie. Ciao. Grazie ancora a Vokic. Beh, insomma, un ragazzo anche intelligente, cioè questo sguardo vispo, no? Fabio. Sì, sì, beh, insomma, grande qualità, effettivamente io non lo conoscevo, devo dire che quando è arrivato sembrava quasi un riempitivo. Sì, ci danno Vokic oltre ad Antei, che era un po' il giocatore importante del Benevento, purtroppo ancora ai margini per un grave infortunio al ginocchio. Mistero Vokic, lo abbiamo visto. Intanto però c'è Seter, l'ombre del partito. Posso iniziare? Vai. Io un attimo solo. Vai. Damir, complimenti, una doppietta, sei stato devastante. Finalmente poi è arrivato un risultato, vittoria e prestazione. Siete un po'
arrabbiati oggi, perché forse il vero Pescara poteva uscire prima? Sì, ciao, sono molto molto contento, perché alla fine abbiamo potuto fare una gara molto molto buona. Siamo tutti una squadra che vuole fare bene, l'abbiamo fatto bene oggi, penso che questa è la strada giusta. Spero poter continuare a allenarmi così, con la testa bassa, e continuare a segnare, che è lo che mi piace. Ecco, ma è questo il vero Pescara, Seder, secondo te? Sì, sì, questo è il vero Pescara, una squadra che non molla, molla mai, non ha mollato mai, non ha mollato nessun centimetro, quindi credo che questa è la strada giusta. Oggi tutti abbiamo fatto una bellissima partita e spero che la squadra continui a avere la stessa testa che abbiamo avuto oggi. Tutto qui? Vai, vai, Massa. No, no, vabbè, è chiaro che insomma io volevo che raccontasse un po' i due gol, perché il primo, insomma, te lo sei inventato proprio tu, eh? E sei stato bravissimo, secondo me, nel primo controllo. Poi hai fatto il resto, vabbè, lo scavino, insomma, il lob dolcissimo. Però nel primo controllo probabilmente quello ha fatto la differenza, eh? Sì, il primo controllo è stato, secondo me, la migliore scelta che ho potuto fare lì in questa occasione. Penso che devo continuare a allenarmi così. Ovviamente l'anno scorso ho avuto tanti problemi rispetto alla parte tecnica. Ogni giorno provo a allenarmi, provo a migliorare la parte tecnica, il controllo, l'attacco alla porta, e penso che grazie all'allenamento ogni giorno sto migliorando. Perfetto. Ah, ecco, una curiosità sul ruolo, Damir. Punta centrale, non ci sono dubbi, perché lo scorso anno, se non vado errato, partivi anche da esterno nel 4-3-3 qualche volta adottato dal Chievo, no? Sì, il ruolo mio da solito è la punta centrale. Al Chievo ho giocato da esterno, perché il mister vedeva in me che poteva spingere sulla fascia, però il ruolo mio è sempre stato punta centrale. Benissimo, complimenti. Grazie, complimenti, Damir. Grazie. Abbiamo Marta anche ascoltato Damir Seter. Complimenti ancora, l'ombre del partito, l'abbiamo definito così. Andiamo da Enrico Giancarli. Sì, solo per i saluti, Massimo, con la collaborazione tecnica di Andrea Berardinelli vi restituiamo definitivamente la linea dopo la lunga intervista al presidente Daniele Sebastiani, dopo aver ascoltato sia Oddo, sia Vokic che Seter. È proprio tutto, vi lasciamo al commento da studio a te, a Fabio Ferraresi, che saluto di nuovo, un saluto a Danilo Cinquino in regia, linea che torna definitivamente a te. Buon lavoro. Ecco Enrico, ti volevo dire, riassumiamo, sì, sintetizziamo, Massimo, quello che ha detto il presidente. Allora, Pavanati, che poi un po' quello che ci ha detto anche stamattina al telefono. Pavanati, c'è una trattativa in corso, ma le condizioni sono chiare. Parlo di garanzie. Se saranno soddisfatte, il passaggio si farà. È così? Possiamo sintetizzare in questo assolutamente modo? Assolutamente sì, ma ha detto non solo su Pavanati ma anche sugli altri gruppi. Lui ha detto, sì, che sta parlando con quattro gruppi, chi si presenta con le garanzie, certo, avrà la società. Se non si dovesse presentare nessuno con le garanzie richieste, con le richieste fatte da Sebastiani, resterà il presidente alla guida del Pescara. E poi ha detto anche una frase importante sulla partita: una rondine non fa primavera, come per dire che ora bisogna dare continuità dopo la sosta, a cominciare dalla trasferta di Ferrara con la spalla. A voi. Grazie, grazie Enrico. Ciao, beh, insomma, ciao. Mi sembra scontato, è giusto quello che ha detto il presidente, una rondine non fa primavera, si attende la conferma dopo questi presupposti finalmente positivi, no? Che sono scaturiti dal pomeriggio di oggi, no Fabio? Sì, no, ma è giusto che si rimanga con i piedi per terra, ma pure lo stesso Oddo oggi mi è sembrato molto equilibrato, molto più tranquillo in conferenza. Chiaramente il risultato l'ha sollevato in un poco dal punto di vista psicologico e morale. Ha detto che la squadra ha fatto bene, può fare meglio, deve fare meglio, sta lavorando su questo sistema di gioco ed è convinto che la squadra da qui possa ripartire, perché aveva anche un po' di polveri, come ha detto lui, qualche scoria dell'anno scorso. E quindi quello che ha detto sia Oddo che il presidente
è condivisibile. Adesso questa vittoria è sicuramente importante, perché prima di una sosta è chiaro che ci lavora, mi è capitato tante volte di fare le partite prima della sosta, sono quelle partite che non vorresti mai giocare, perché se malauguratamente le perdi 15 giorni non passano mai per arrivare all'altra partita, lavori e poi bisogna sempre lavorare, durante la sosta si mette sempre un po' più di forza, un po' più di corsa in più, e quanto pesava correre e allenarsi dopo una sconfitta. Invece questa vittoria sicuramente gli darà tanto entusiasmo. Quindi è salutare anche. Anche dal punto di vista di creare un gruppo, sai, anche gli scontenti che sono stati fuori possono mugugnare meno, poi sono entrati comunque col piglio giusto. Oggi questo è un segnale importante, però, vedere giocatori esperti come Galano e Valdifiori entrare con quel piglio, no? Vuol dire che hanno recepito, che stanno sul pezzo, stanno con la squadra, stanno con chi li ha sostituiti, insomma, sono stati positivi, e questa vittoria con 15 giorni da qui all'altra partita sicuramente li aiuterà anche dal punto di vista della formazione del gruppo. Quindi, e poi volevo tornare al discorso di prima di Vokicic, che l'hai chiamato Ilicic. Prima parlavo con un mio amico, con Stefano, con cui ci scriviamo sempre durante le partite, quando non la guardo a casa sua, ha detto Vokic, Ilicic e Zapata Seter. Quindi bravo. Vi siete messi d'accordo. No, abbiamo pensato la stessa cosa, però effettivamente le movenze sono quelle. È chiaro che adesso con non le dobbiamo... dovute proporzioni, però il ragazzo ha qualità, un sinistro educato, diciamo. È un 96, ha 24 anni, è ancora giovane. Peccato, perché nell'ultimo anno e mezzo credo che ne abbia fatto riferimento a Benevento, ha collezionato solo 6 presenze in Serie B. Neanche dal primo minuto, per motivi di natura fisica, mi pare che l'abbia detto lo stesso. E giustamente Oddo, quando tu gli hai fatto notare che forse era arrivato come riempitivo, giustamente ha detto non lo conosciamo, ha giocato 5 partite. Non potevamo dire che era un giocatore di prospettiva forte, che potesse fare la differenza. Abbiamo avuto ottime referenze, soprattutto per sentito dire, non per averlo visto. Ma adesso sta a lui dimostrare che, e non avere problemi fisici soprattutto. Assolutamente. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, non per tantissimo tempo, ve lo prometto. Restate con noi, poi continueremo a parlare di questa partita, i risultati della giornata. Intanto si sta giocando un match nel torneo di Serie B, alle 21 ci sarà il posticipo, non mi chiedete qual è perché non me lo ricordo più. Pubblicità. Eccoci qui, 17:47, diamo uno sguardo ai risultati sin qui fatti registrare da questa giornata del campionato di Serie B, la 7ª del girone di andata. Spal Salernitana all'anticipo di venerdì 2-0 in favore della squadra di Pasquale Marino, che ospiterà il Pescara alla ripresa del campionato. Ricordiamo ancora una volta che la prossima settimana ci sarà la sosta per le nazionali. Il Pescara giocherà a Ferrara sabato 21 novembre alle ore 14, dunque Spal Pescara sabato 21 novembre alle 14. A Cosenza Brescia batte Cosenza 2-1, a Cremona Vicenza batte Cremonese 1-0, ha deciso Padella nei minuti finali della partita. Cremonese in crisi, non ha mai vinto finora, un po' come il Pescara prima della partita che ha fatto oggi pomeriggio, che ha vinto questo pomeriggio meritatamente col Cittadella. Chissà che Bisoli non sia in discussione, anche perché la Cremonese è una squadra sicuramente di spessore di questo campionato. Monza Frosinone 2-0, Pisa Ascoli è stata rinviata per Covid, Pordenone Chievo 1-1, Empoli batte Regina 3-0, pronto riscatto della squadra di Dionisi dopo il KO, il primo stagionale sul campo del Venezia. Pescara batte Cittadella 3-1, Reggiana Venezia si sta giocando, risultato 1-1 tra Reggiana e Venezia. Entella Lecce, ecco il posticipo che non ricordavo, questa sera ore 21, e si chiuderà proprio il programma della 7ª giornata, poi se ne riparlerà tra 2 settimane. Andiamo a vedere, a leggere la classifica la giornata di questo campionato di Serie B. Empoli in testa con 16 punti, Chievo 14, Frosinone 13, Spal 12, Salernitana 11, Venezia e Cittadella 10, Monza e Lecce 9, Brescia e Pordenone 8, Regina 7, Vicenza 6, Cosenza 5, Reggiana, Entella Ascoli, Pisa e Pescara 4, chiude la Cremonese con
tre punti, ricordiamo che sono diverse le partite che devono essere ancora giocate, recuperate: Monza Vicenza, Cremonese Brescia, Reggiana Cittadella, Entella Venezia e Salernitana Reggiana. Insomma, è una classifica assolutamente parziale, però è chiaro che è un sospiro di sollievo vedere il Pescara non più ultimo con la prima vittoria in campionato, no Fabio? Ha recuperato, insomma, ha agganciato diverse squadre. Beh, è certo che se oggi non avesse vinto la classifica iniziava già a essere preoccupante dopo sette partite, invece così si guarda da un altro punto di vista, no? È chiaro che la classifica adesso è molto più corta, ha agganciato un gruppone di squadre a quattro, ci sono un po' di squadre lì vicino, sai, se avesse anche soltanto pareggiato con ultima due punti iniziava ogni domenica ad essere la partita della vita, e giocare la partita della vita ogni domenica non è semplice, quindi sicuramente, come ho detto prima, è una vittoria che ti fa lavorare con più tranquillità, a maggior ragione adesso che ci stanno due settimane per arrivare alla prossima partita, quindi meno male, diciamo meno male. Abbiamo scoperto giocatori importanti che sicuramente possono dare una mano, e ripeto sempre che però giocatori veterani, come si suol dire, giocatori più esperti, vanno secondo me assolutamente recuperati quanto prima dal punto di vista fisico, perché sembra che dal punto di vista mentale oggi abbiano dimostrato che ci sono dentro al progetto, quindi questa è una cosa importante per l'allenatore. Eccoci qui, 18 e un minuto. Hai tanti fan che ti seguono, vedo che insomma ti... Sì, mio amico Mirko mi ha fatto videochiamata. Allora, 18 un minuto, abbiamo detto, prossima settimana la Serie B si ferma per la seconda volta, spazio alle nazionali, il Pescara tornerà in campo sabato 21 novembre, ore 14, contro la SPAL, Stadio Mazza, SPAL che è retrocessa dal campionato di Serie A, SPAL dove ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni Leonardo Semplici, che ha preso la squadra dalla C, ha vinto C e B e si è salvato per ben due volte in Serie A. La terza stagione, cioè lo scorso anno, non gli è andata bene, è stato anche esonerato. Al suo posto è arrivato l'ex CT della Nazionale Under 21, se non vado errato. Di Biagio. Vabbè, però ci può stare. Che... Però la spalla, voglio dire, tre anni in Serie A ha fatto. Sì, Semplici ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo. Un attore che ho sempre seguito, sin dai tempi delle giovanili della Fiorentina, bravo, preparato, un attore in gamba, poi è finito un ciclo chiaramente l'anno scorso. Ci può stare, però veramente ha fatto qualcosa di strepitoso. Ricordo perfettamente quella stagione in cui subentrò a Brevi, era il 2014-2015, il Teramo vinse il campionato, poi purtroppo promozione cancellata dalle ormai note tristi vicissitudini, vicende, e mi ricordo che quando prese la squadra, quando subentrò a Brevi Semplici, infilò una serie consecutiva, vittorie consecutive fino quasi ai playoff. L'anno dopo vinse la C e poi di nuovo la B nel 2017, insomma, quindi un percorso con la P maiuscola da parte. Penso che Ferrara ricorderà questo personaggio, questo allenatore negli anni, ha fatto la storia comunque. Ha fatto la storia, poi la tra l'altro sempre difesa a tre, la spalle penso che erano almeno 50 anni che facesse la Serie A, è vero. Mi sembra sì, 73, no, forse più, no, di più, credo, 60, fine anni 60 proprio. Sì, comunque tantissimo tempo, quindi ci sarà una via tra un po' di tempo a Ferrara, via Semplici, secondo me. Via Semplici. Squadra affidata a Marino, naturalmente la SPAL con i favori del pronostico, insieme a diverse altre squadre di questo campionato, no? Lo stesso Lecce, il Monza soprattutto, anche la Cremonese che però sta facendo molto male. La Cremonese magari non è a livello di queste squadre che ho già citato, però subito dopo arriva la Cremonese che sta facendo malissimo con Bisoli in panchina. SPAL che non è partita bene quest'anno. Fabio, però adesso sembra aver trovato continuità, soprattutto in termini di vittorie, la terza consecutiva. Venerdì sera ho visto la partita, stavo a casa, ha fatto bene, una spalla, una squadra allenata innanzitutto da un signor allenatore, certo, che io conosco bene, molto bene. Sì, tra l'altro ci ha lavorato insieme, no? Sì, a vedere le partite per lui? Sì, era bello scambiare opinioni il mercoledì, tattiche con Pasquale, una persona un po' schiva, un po' riservata, siciliana, un po' burbera, però poi disquisire di tattica mi ha aiutato, no? mi ha fatto crescere sicuramente, e quindi
se lui riesce a inculcare nel gruppo le sue idee e la società gli dà tempo, come spero, e adesso è già, secondo me, già è a buon punto. Secondo me il valore aggiunto in questo campionato può essere lui, al di là della rosa che è veramente rosa di qualità, di primo livello. Sì, di altissimo livello. Ci sono tre ex, ricordiamo Federico Di Francesco che ha segnato un grandissimo gol, il secondo è la vittoria interna con la Salernitana, Valotti che ha segnato invece il primo gol alla partita dell'altro giorno e Salamon, difensore centrale che non ha bisogno di presentazioni, che non ha giocato l'ultima gara, difesa a 3, 3-4-2-1, diciamo che sarà un sistema speculare. Rispetto a quello adottato appunto da Massimo Oddo, e poi Pasquale Marino, altro ex, che ha allenato il Pescara, ricordiamo, nel 2013-2014, poi ci fu l'esonero, un brutto inizio di stagione, poi 8 vittorie e 2 pareggi, terzo posto, quarto in classifica, scontro diretto con l'Empoli di Sarri, era il 29 dicembre 2013, sconfitta per 2-1 in superiorità numerica con l'Empoli che era rimasto in 10 a causa dell'espulsione di Tonelli, e poi sono arrivate da quella sconfitta altri 5 KO alla ripresa del campionato e l'inevitabile esonero con l'arrivo di Cosmi. Beh, la stagione è un po' particolare, no? Beh, lì successe qualcosa pure nello spogliatoio, mi ricordo che a fine mercato... anche qualche scelta sbagliata del mister, sicuramente nella partita di Castellammare, credo, se non ricordo male. La prima di ritorno. Qualche giocatore è arrivato 2 o 3 giorni prima, messo in campo. Tipo Caprari, diciamo, anche nomi e cognomi. A discapito di Mascara, che non l'ha presa benissimo. E là si ruppe qualcosa con un suo fedelissimo, con cui aveva già lavorato, con cui erano in grandissimi rapporti. Penso che da quella partita là anche i rapporti poi... umani si sono rotti con Peppe Mascara, e questo è un peccato perché sono anni e anni di rapporti che si vanno ad inclinarsi per una cavolata che magari una scelta tecnica che il giocatore non accetta, l'allenatore che magari non mette in preventivo certe cose sbagliando, perché sicuramente non è bello far giocare un giocatore appena arrivato. Però che cosa manca a Pasquale Marino, e poi chiudiamo veramente, Fabio, per fare il salto di qualità? Perché questo è un allenatore che sia bravo, non ci sono dubbi. Lui ha cominciato molto bene nelle categorie inferiori, vincendo a Paternò, vincendo a Foggia, poi è andato a Udine quando era giovanissimo. Dopo però non si è mai, diciamo, confermato ad alti livelli. A Udine Catania ha fatto molto bene. Molto bene, molto a Catania vinse il campionato. Molto bene, come no? Un modulo di gioco molto offensivo, sempre propositivo, sempre in avanti. Però negli ultimi anni, secondo me ha perso nella comunicazione, nel sapersi vendere, perché adesso allenare bisogna essere bravi pure a sapersi vendere, oltre che a essere bravi, forse di più lì che nel terreno di gioco, nel rettangolo, conta più nel quadrato della TV che nel rettangolo di gioco, e lui in questo qualcosina secondo me pecca, no? Nei rapporti, è un po' schivo, un po' burbero. Però comunque lui è sicuramente un allenatore che negli ultimi anni, quando ha proposto quel tipo di gioco, è stato uno dei precursori a fare quel 3-4-3. Vero. E secondo me De Zerbi molte cose, quando gioca con quel sistema di gioco, perché mi sa che l'ha allenato pure Pasquale. Sì, come no, a Foggia mi pare proprio a Foggia. Secondo me qualcosina gli ha lasciato, perché vabbè, che De Zerbi sia un predestinato e che faccia giocare le squadre alla grande, su questo non ci piove. Però secondo me Marino ha fatto bene, qualcosina gli è mancato. Tanti allenatori poi hanno la possibilità di fare un percorso e si perdono. Ora mi viene da pensare, non per amicizia, ma Roberto Cappellacci. Bravo. Io gli ho fatto secondo a Castelfidardo. Sono d'accordo. È una persona che sicuramente avrà dei limiti dal punto di vista caratteriale, perché anche lui è molto burbero, schietto, e in questo mondo sicuramente non aiuta, però dentro il campo è sempre stato uno avanti. Ha avuto la possibilità per fare qualcosina in più. Adesso anche lui accontentato, sta all'Aquila da 3 anni, sta facendo bene, ha un ristorante là a Tortoreto, quindi anche per un discorso proprio gestionale di famiglia, di impegni. Ha fatto una scelta di vita. Sì, però... mi sento in perfetta consonanza con te, uno che sa di calcio, l'ha dimostrato quando ha avuto la possibilità, poi magari il suo carattere no? Magari non lo ha aiutato, e forse probabilmente la stessa cosa è capitata a Pasquale Marino, che rimane, fa parte della categoria, e chiudiamo veramente, degli istruttori e non dei gestori. Sono d'accordo. Mi pare che... degli allenatori. Degli allenatori, perfetto. Grazie a Fabio Ferraresi, tutti più, diciamo così, soddisfatti oggi...
è chiaro che è stato un sospiro di sollievo vedere il Pescara vincere per la prima volta in questo campionato, che era cominciato tra mille difficoltà. Ricordo il risultato finale: Pescara batte Cittadella 3-1, doppietta di Damir Seter, gioiello su punizione di Dejan Vokic alla prima da titolare. Nel secondo tempo ha accorciato distanze Sissé, poi ha sbagliato il rigore Iori, un qualche spavento per i biancazzurri, che però sono riusciti a portare in porto questa prima vittoria fondamentale in questo campionato, ripetiamo, che è cominciato tra mille difficoltà. Tra due settimane la ripresa del torneo sul campo della SPAL del grande ex Pasquale Marino si giocherà sabato 21 novembre con inizio alle 14. Grazie alla regia capitanata al nostro Danilo Cinquino, da Andrea Di Fabio, grazie ancora a Fabio Ferrarese, grazie a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.